In questo convegno che presiedevo si è fatto focus sulla risorsa più importante, la risorsa umana, sugli operatori sanitari che chiaramente vengono tutelati da una normativa specifica oltre che quella generale. Quindi non solo il dispositivo di presidio, ma l'importanza che siano presidiati e siano caratterizzati in quest'ottica i percorsi extra area Covid e tutta una serie di iniziative, ha compreso la sorveglianza sanitaria tramite sierologia o ricerca genetica del virus. Ranieri Guerra ha detto benedetto regionalismo decisionista, se non fosse così l'Italia si troverebbe ad avere già una curva di crescita come l'Olanda o il Belgio. Sì, questo è vero perché le regioni hanno dimostrato di riuscire a determinarsi, ma allo stesso tempo molti degli effetti derivano dal coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità, dal coordinamento del Ministero, dal coordinamento delle stesse regioni, che devo dire siamo improntati a un forte rigore scientifico e rigore organizzativo. Quindi autonomia è importante perché i territori sono diversi come dimensione, come spazi, come sociocultura, eccetera, però è necessario anche un coordinamento perché a prescindere dal fatto che è un segno di distinzione unitaria, che a me non è omologabile perché ci sono delle situazioni dove il virus è meno espressivo, più espressivo, la risposta è diversa, quindi non può essere omologata le risposte sia ospedaliere che territoriale o preventiva, però allo stesso tempo c'è bisogno di un coordinamento, almeno per quando, e quindi delle linee, quelle che si chiamano linee guida. I colleghi che seguono la cronaca politica dicono sino a novembre non ci sarà un consiglio regionale, una giunta, per cui chissà se i direttori generali riusciranno a farsi sentire dal nuovo assessore. Ci racconta invece come state interloquendo anche in questo periodo? Noi stiamo utilizzando gli strumenti a disposizione, che sono quelle delle videoconferenze, delle videochiamate, delle comunicazioni non in presenza, le stiamo ovviamente sfruttando molto più che in passato, è evidente. Però riunioni in presenza, sia pur secondo regole di sicurezza, di distanziamento, di dispositivi, si stanno tenendo, sia pur non regolari come una volta. In ogni caso gli uffici sono tra smart working e presenza garantite come attività in regione, abbiamo già avuto degli incontri estemporanei, ma l'assessore non c'è ancora, nel senso che il nostro dottor Lopalco, dedicato al Presidente come assessore, già presenza, si interagisce, ma ovviamente per un rituale istituzionale dovrà aspettare qualche giorno fino al riconoscimento della validità delle elezioni, che penso nelle prossime settimane. Situazione ad oggi al Policlinico di Foggia? 4 moduli di malattia infettiva attivati su 4 previsti dal nostro piano di livelli, quasi tutti saturi, però con un forte ricambio, nel senso che già oggi una decina si avviavano alle dimissioni. 2 moduli di pneumologia su 3, quindi 50 posti di malattia infettiva già attivi. Dei 40 posti di pneumologia mancano appello 13 perché ci sono dei lavori di upgrade a subintensiva e ad alto tasso di monitoraggio del terzo modulo, quindi sono 14 posti, entro una decina di giorni pronto anche quello, quindi anche il dispositivo della pneumologia sarà completo. La famosa signora Maria, che lei sa è molto cara a noi di Grazie Dottore, si sveglia domani con 37,8 di febbre, tosse, sintomi influenzali. Le racconta cosa deve fare? Non esce di casa, chiama il medico di base, individua, ma sicuramente in questo momento sarà orientato a fare un accertamento che è di tipo di ricerca del virus o dell'effetto citopatico del virus tramite il classico tampone. Il tampone viene fatto a casa da parte delle ASL, dei dipartimenti di prevenzione, delle strutture mobili organizzate. Il tampone viene screenato, esaminato in poco tempo ormai, vista l'organizzazione che i laboratori pubblici e privati hanno messo in atto su disposizione della regione, e poi a seconda del risultato, se positivo o negativo, qualora sia negativo è un'influenza e non è detto che non debba ripeterlo perché ci sono degli aspetti. Se è positivo, a seconda della classificazione della sintomatologia, può essere ospedalizzato in un reparto piuttosto che un altro, oppure continuare sotto stretta sorveglianza del Dipartimento di Prevenzione la cura e la convalescenza, la malattia, la convalescenza a casa.